Buongiorno e bentornati a un nuovo episodio del mercoledì dove giochiamo i mazzi che hanno fatto top nelle ultime challenge, cercando di prendere quelli un po' più carini, un po' più spicy se ci sono. E questa week effettivamente devo dire che qualcosa di bello c'è stato, perché in mezzo alla pletora di... Ah, ma aspetta, prima di iniziare, like al video, iscrizione al canale e commentino tattico, giusto per farmi sapere cosa ne pensate di questa serie. Di queste serie del lunedì meme e mercoledì top 8 e venerdì un mazzo forte. Ditemi voi, comunque continuando, questa settimana c'era della bella scelta, perché avevamo sia Jeskai Wildfire che è tornato in tutto il suo splendore e BG Giardini, questo in realtà è Jund per una carta, insomma roba che si è andata a inserire nuovamente in mezzo a Burn, Affinity, tutte quelle robe che normalmente si vedono e che non ti nascondo, prima o poi ho paura di dover andare a giocare in questa serie. Ma comunque, oggi giochiamo il midrangione del formato in questo momento, che si va a inserire di fianco al suo cugino Orzhov Ephemerate Iniziativa. Oggi giochiamo Golgari Iniziativa. La mana base, partiamo sempre da lei, è molto molto classica, 22 land di cui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, potenzialmente 9 land che ci danno verde e tutto il resto ci dà nero, diviso tra paludi, Vault of Whisper, Bojuka Bogbar, Remur, svariate cose così, perché principalmente il nostro mazzo è mono black con lo splash verde per darci un po' di vantaggio in certe situazioni. Poi abbiamo quelle che sono le due dures che fanno un po' controllo mano del nostro avversario, che si vanno a diventare 5 scarti post side nei matchup dove ci serve essere particolarmente attivi sotto questo punto di vista, tipo contro i mazzi che giocano molti counters però combo vari. 16 removal, certi più efficaci di altri in certi matchup, ma comunque sono sempre 16 removal. Abbiamo 4 per cast down, che mi sembra sempre molto bello. 3, quadruplo chain of Sedict, perché se becchiamo Bogle, non, in fondo non vogliamo morire da Bogle, cioè è brutto morire da Bogle. Poi 3 Spinning Darkness, carta molto bella che ci fa anche guadagnare delle vite contro Burn. Possiamo esiliarle, costa 6, ci fa guadagnare 3 e fa 3 danni a una creatura non nera. Ma la cosa positiva è che possiamo esiliare le prime 3 carte nere del nostro cimitero invece di pagare il suo costo di mana per castarla, quindi potenzialmente è una free spell. Poi abbiamo 3 Snuff Out, molto più conosciuta come free spell, e doppia Fungal Infection, una creatura prende -1/-1 e mettiamo un 1/1 per terra. Come value card abbiamo 12 pezzi che sono 4 Llanowar Visionary che oltre a pescare ci fanno rampare, un Ichor Wellspring molto carino da prendere con Reckoner's Bargain e 4 per Deadly Dispute e doppia Blood Fountain. Deadly Dispute va molto bene anche con i nostri Calling Garden piuttosto che i nostri 1-1 creati da Fungal Infection. Come carte, diciamo, per dare la svolta al matchup, invece abbiamo 4 per The Avenging Hunter che ci dà iniziativa, 2 per Thorn of the Black Rose che ci dà la possibilità di diventare monarchi e 2 Cryptrats a bordo bianco. Sempre molto importante questa cosa, che fanno veramente un sacco di casino, e se li andiamo a appoggiare con un segnalino +1/+1 per qualsiasi motivo, tipo iniziativa, insomma gli diamo un segnalino +1/+1, contro certi mazzi è una vratta che rimane in campo fissa, molto interessante, figo. Poi di side abbiamo, come dicevamo prima, altre 3 dures, 2 dure sono Raven's Crime per i matchup con i counter, un Cryptrats aggiuntivo per Kuldota, Elfi, cose che ci possono dare fastidio, triplo Rancid Earth per tutti i mazzi che usano le Bounce End come noi o per Trono, una Relic of Progenitus come 8 del cimitero e un Gorilla Shaman per Affinity, perché praticamente soltanto Affinity, e il pacchetto Anti-Mon Red, che sono 3 Weather the Storm e 3 Fangreen Marauder. Ora, speriamo che con tutto questo popò di 75 carte incredibili qualche risultato riusciremo a ottenerlo, perché vorrei fare qualcosa di decente oltre che fare 2-3 stiracchiati in video. Iniziamo a giocare. Partiamo noi per la prima partita. Questa mano però è unkeepable purtroppo per la Monolanda, che ci perseguiterà per sempre. Le Monolande sono la mia rovina. Questa mano è keepable invece. Piuttosto togliamo uno degli Snuff Out. Done. Calnigarda in go. Facciamo un po' di pezzi con la Golgari Rotfarm. Ho solo Tapland comunque. Positiva come situazione. Contro. Non credo che farò quella Bounce Land turno 2. Gioco questa e passo. Voglio fare editto qua sopra. Cioè, giocare una Bounce End in 2 Ponza non mi sembra proprio una figata. Già adesso può farmi slando e mi lascia indietrissimo. Infatti. Però,
È che non ho paludi, se no gli ammazzavo qualcosa, facevo dei dispute. Ah, Simic Ponza. Oh la Madonna. Va bene. E va bene. Molto male. Se ha un altro Ponza Effect abbiamo semplicemente perso la partita. Passo. Lui ha 96 mana in questo spot della partita. Io non ho una palude. Porca miseria. Ok, rimbalzati con la foresta. No, beh, termo, i nostri Slandi qua potrebbero saperne. Concedi. E andiamo a G2 molto rapidamente. Ne pescavo? No, una palude. Allora, possiamo mettere sicuramente le Dures perché vogliamo togliergli gli Slandi. I Rancid Earth potrebbero non essere male. Partendo noi. Cosa non mi fa impazzire? Beh, le Fungal sono buone in realtà. Una Blood Fountain ci può lasciare. Spinning Darkness non mi sembra incredibile in questo matchup, dato che abbiamo già altri removal più efficaci. Forse una Bargain. Cioè, però, boh, non so, è utile sai dare le Rancid Earth in questo matchup. Secondo me è più utile avere le Dures e togliergli gli Islandi che altro. Manteniamo Blood Fountain e a questo punto l'ultima carta non so onestamente cosa andare a mettere. Tipo che gli ammazziamo il top deck. Proviamo così. Vediamo. Non avrò tante lande da scartare in questo matchup, credo, a meno che non andiamo un po' avanti. Ok, meglio, nel senso che se lui parte di Elfetto comunque glielo ammazziamo, che mi fa sempre molto piacere. Partirà di Utopia Sprawl chiaramente. Infatti, figurati. Non era neanche da considerare l'opzione elfo in questo spot. Vai pure, tocca a te. Abbiamo tutti i removal del mondo, non le Dures, e ci serviva le Dures e non i removal, ma proprio 100%. Temporal Spring. E che ci facciamo? Lui gioca questo Magic, è giusto così. L'abbiamo giocato anche noi, vai. Abbiamo Deadly Dispute, quantomeno adesso utile. Temporal Spring. Ah no, Muldrifter. Sì. Ok, guarda che bello che era il nostro Rancid Earth qua adesso. Ok. Visionario in Tuccalni Garden, vorrei evitare di prendermi delle sonore trambate in faccia con tutte queste Golgari Rotherham che ho pescato. Tra l'altro quante ne gioco? 3, tipo. Infatti, pescate quasi tutte, eh. Se continuo a impegnarmi, secondo me a breve le pesco tutte. Elfo. Beh, muore anche nel nostro turno, in realtà non è che. Ok. Manca un mana. Lui non ha doppio verde, però forse possiamo permetterci di pensare di fare una Golgari Rotherham. Vediamo cosa ha in mano e poi decido che l'anda a fare. Minchia. Attacco con tutto, vai. Speriamo che non peschi la landa ora perché a doppio verde non ce l'avevi. Porca troia, però, cioè, è incredibile. Incredibile, va bene. Veramente pazzesca sta roba. A doppio Thermocrest lui. Potevo fare Calling Garden qua.
Certo. Va bene. I Thermocast me li hai tirati tutti, teoricamente. Vai. Ma credo di scartare questo fungo all'infa 9. Vai pure, tocca a te. Ha pescato un altro? No, ok. Acqua S3 e qua ha 4-5 mana, quindi può diventare monarca. Sarebbe divertente lo facessi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Quindi questi due ancora potenzialmente. Ah no, può tirare Avenging Hunter e Entourage of Trest. Tira Entourage, allora noi lo ammazzeremo. Faccio Palude, Dures, Cast Down. Altisauro, vuoi. Siamo monarchi noi, vai. La tua mano sono quelle tre figurine più una che hai pescato ora. La foresta è tirata. Udvink. Zio, che ci facciamo questa roba noi? Vai. Tocca a me. Dopo diventi monarchia. Noi dobbiamo andare a pescarci. Abbiamo 4, diventiamo noi i. No, devo scartare Rot Farm. Vaffanculo, vabbè, fa niente. Diventeremo noi quelli con l'iniziativa, potenzialmente. Sì. Dobbiamo solo capire, se peschiamo un removal qua, non dobbiamo neanche tirare i nostri pezzi con l'iniziativa. Che non mi dispiacerebbe troppo, se devo dirti. Vabbè. 2, 3, 4, 5. Prendo iniziativa. Sono terra base. Questo matchup non mi sembra una schifezza. Passo. Scalto Rot Farm, vai. Matchupino del cacchio. Cioè, del cacchio, perché mi ha pescato il verde proprio il turno che ho detto, vabbè, vado avanti io. Non Trada. Lost Well, perché vogliamo un removal qua. Tanto ho un altro monarca. Ottimi tutti e due. Facciamo cast down. Terra, stupenda idea del dispute. Paento. Ti mando a 3. Pesco un'altra idea del dispute. No, un bargain, che va bene. Ok. Tocca a loro sul play ora. Non credo che metterò comunque le Lance di Earth, perché poi lui sul play è ancora peggio per noi. Però questa Ravenscribe non mi piace. Boh, potrei metterne una e vedere come va. Se ci torna utile. Non credo che abbiamo considerato questo matchup quando abbiamo creato la sideboard. Buon. Non mi ricordo chi ha montato questo mazzo. Devo andare a rivedermi la lista. Poi comunque ve la lascio nei commenti proprio la sua, dando i credit al giocatore. Bello. Ho sia Fungal sia Dures. Dures. Non rampo. Ma io non rampo, è lui che rampa. Va bene, dai. Non è malissimo sta mano. Sì, qualcosa si può fare. Signor Broa, si decida. Anche lui a 7. Ok, quindi sto turno non facciamo nulla. Facciamo della dura e se vediamo cosa hai.
via Thermocrust. Ok, hai quella roba lì. Non impressionante come mano. La nostra non è che si stia sviluppando tanto meglio. Vediamo se ha pescato la terza landa. Tra l'altro, figurati. Dicevo, tra l'altro l'ha pescata di culo perché non ce l'aveva in mano. Ha tenuto mano doppia landa, ha fatto uno scry, non ho visto se ha fatto sopra o sotto. Bottom, quindi non era la landa. Le lande tappe d'ora, vai. Tocca a te. Dopo noi possiamo diventare monarchici. A 3 non divento più monarchi. Ti manca un mana per fare il Rift Epoca. Porca troia, mi stai su coglione. Va bene. Steel, giocherò le lande normali. Potevo giocare Fungal Infection. Giocherò le lande normali. Ok, lui non pesca le lande. Vabbè, ho capito. Doppio Odwin, che sei veramente una persona orribile. Vediamo cos'hai. E appoggeremo un po' Chuka Bog. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Ma dopo la pescata, quindi quello che so io è questo. Ok, lui ha 4 mana ora. Cioè, prossimo turno. E continua a farci questo rimbalzo di merda. Temporal Spring. Ok. Ha in mano quelle 3 carte. No, devo rimbalzarmi Barra e Mur, sono un cretino. Ecco, ho pensato, non voglio le lande tappet, perché in questo matchup difficilmente vorrò, cioè, bruciarmele. Drifter evocato. Dovremmo pescare possibilmente dei removal secchi per questi due Avenging Hunter, però, perché... Sì? Beh, c'è da dire che questa è praticamente imbloccabile, perché comunque con Detach... Vai! Diventi, prendi iniziativa, poi la prenderò io. Se peschiamo uno snuff out, sta partita è un missile atomico. Bella torna. Che credo che sia una trece bella torna, tra l'altro. Sì. Prendo te. Mi attacca. Cerco di capire come parare. Via Bog, vai. Isola. Altisauro. Che casca una merda. Va bene, perfetto. Cioè, una merda. Noi abbiamo sempre bisogno di alcuni removal. Qua paro paro, secondo me, senza troppi problemi. Non voglio prendere danni, perché avendo trample se li metto solo davanti il 5-4 mi fa schifo. Va bene, Trada con il suo pezzo con l'iniziativa. Facciamo dello scry 2 qua, direi. Removal. No, ma abbiamo Deadly Dispute, che comunque è molto buono. Ok, ha 27 Avenging Hunter. No, aspetta. Editto di Chainer, ora che ha una bestia sola. Terra l'abbiamo già fatta. Quindi strameno, vai. Secondo me questa Fungal Infection non fa un cazzo. Oh, Cryptra. Bello. Utopia Sprawl, hai in mano quelle 3 figurine lì.
diventi il monarca. 1, 2, 3, 1, 2, quindi 1, 2, 3, 1, 2. Ok, sì, quindi Cryptrazz è una carta forte. Comunque, va bene, Avenging Hunter. Ha in mano un elfo e un Avenging Hunter è già andato. Forse ha in mano un altro Avenging Hunter. Ho sbagliato a cancellare le cose. Scryer. Noi vorremmo rimanere monarchici di tutto. E a 3 fa elfo. Ok, sì, quindi no, in realtà il nostro piano è uguale a prima. Castown qua, sapo pesco, diciamo terra. Fammi pensare, ma poi ci avanzano due mana, quindi insomma no, non si riesce a fare niente. Due danni e t'attacco. Ah no, turn off, turn off. Aspetta, che qua facciamo il tesoro, facciamo anche elfo. Per fare è stash. Che vabbè, dopo ci fa fare il token invece di pescare. Non è il massimo della vita, però fa niente. Almeno abbiamo editto open nel prossimo turno, così. Beh, abbiamo anche Avenging. Vai, tocca a te. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, potenzialmente 8. Chiaramente queste consideriamole e non consideriamole perché non si sa mai nella vita contro sponza, sponza. Diventa iniziativoso. Ah no, casca. Questo è forte contro il nostro editto del cimitero. Molto forte. Ok. Che ci fa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, non è forte perché abbiamo una terra in mano. Sì, questo così. Ok, facciamo Chainers, ti meno. E poi pescherò a fine turno. Tu hai in mano iniziativa, quindi teoricamente mi stoppi, ma ho in mano doppia iniziativa anche io. Tra l'altro ho anche minacciare, quindi potrei anche pensare di fare questo prima di fare gli Avenging Hunter. Create a treasure token. Dipende cos'è l'ultima carta che hai in mano. Vabbè, allora io attacco col 4-1 con Menace, li faccio schiantare contro sto coso. Direi. Allora. Gli uccido questo, poi faccio il mio pezzo con l'iniziativa. Se vuole parare. Beh, mi fa andare all'ultimo step se non mi fa parare, quindi, cioè se non para. Sì. Sì. Prendo iniziativa. Guardo le prime 10, cioè giro le prime 10. E vabbè, un visionario. Che ci fai? È un visionario. E non ho più. Ah sì, no, verde. Facciamo visionario della vendetta. Tocca a te. Scarteremo questo Candy Garden. Comunque lui ha 15. Però cioè, il board è abbastanza importante dalla mia parte. Vediamo di non perdere magari. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi posso fare editto più chainer se adesso fa una bestia, ma concede la partita. Perfetto, ce la portiamo a casa contro Ponza. Sempre soddisfacente, ammetto questa cosa, sempre soddisfacente. Per questa partita siamo sul draw Kipperino Paperino. Kipper, cioè Kippo delle mani che sono. Cioè effettivamente un po' chiodose, ma credo che questo mazzo sia un po' chiodoso. Cioè abbiamo tante lante stappate. Eccole qua. Ne abbiamo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto,
8, 9, 10, 11 su 22, quindi la metà sono tappati, però quindi va bene. Lui è andato a 5. Molto interessante il fatto che sia andato a 5. Che gioca? Un altro Ponza. Ti prego, basta. No, muri. Vediamo com'è il matchup con muri. Facciamo uno scry, che tanto qua è uguale a fare questo questa. Sì, una landa stappata mi piace. Anche perché il prossimo turno posso fargli editto, che non è il massimo della vita, però può essere utile avendo lui mulligato a 5. Può essere utile. Boh. Voglio mettere carte nere al cimitero per avere Spinning Darkness open. Cioè, editto non mi sembra mai uno spettacolo contro muri. Va bene. E questo può uccidere Axebane. Per la Madonna, ha una carta in mano. Beh, qua quello che gli togliamo, perde un mana. Vai. Con questo molti di più, ma non so che era, toglierà un Saruli. Tocca a te. Forse qui era meglio sviluppare il mana. Ma può essere. Dopo facciamo Golgari Rotfarm e vediamo che succede. Sì. E qua si fa una Winding Way, si riempie la mano. Una di The Stampede. Axebane. Ok. Axebane e di The Stampede. E che cazzo. Ma un bel mulligan a 5, se posso dire. Trova un drift e una shield wall. Cioè lui il prossimo turno ha vinto. Mulligan da 5. Che cazzo gioco a fare altri mazzi? E non ho pescato un removal. Vai. E non ho pescato uno snuff out. Almeno uno snuff out, per Dio. Un cast down, uno snuff out. Ho pescato soltanto questo schifo di Chainer's Edict, che credo che toglierò. E decide, qua mettiamo i Cryptrats, sicuramente. Secondo me le Dures non sono male, cioè gli scarti qua vanno bene, non serve a niente metterli per il cimitero. Sì, qua lui drifta, fa male infinito, va a prendere drift. Ve la spiego. Lui drifta, va a prendere il pezzo giusto, che è quello che stappa. È l'incantesimo che lo fa stappare. E gli fa fare male infinito. A quel punto fa Shield Wall, va a prendere drift Phantasm, con cui poi trasmuta, eccolo qua, trasmuta e va a prendere il drop a 3 che ci spara in faccia danni infiniti. Quindi non vi sto neanche a far vedere come ci uccide, perché è veramente. Mulligan da 5, cioè se le sceglieva secondo me erano peggio. Cryptrats. Le scartini. Fungal Infection fanno schifo, peggio degli editi. Devo togliere due carte, secondo me è doppio Chainer's Edict. Vai. Vediamo un po'. Ho snuff out, ho Dures per toglierli. Dures chiaramente lo sei dato soltanto per le sue Winding Way e le sue Lead the Stampede, che però adesso gli hanno fatto vincere una partita, quindi insomma. Sarò un po' così. Avrò un bias contro quella carta, mi sembra un buon piano togliergliela. Via Pulse of Murasa, gli lasciamo Winding Way. Pulso con Rasa via perché ho X removal in mano, quello è un counter contro i miei removal. Pellegrino di Avacino. Tocca a te. Ah, ha pescato la seconda landa, ma che bravo, porca vacca.
La Madonna, va qua, si è riempito la mano di nuovo. Vai, metti, appoggia sti qui di un ranger. Tocca a te. Quirion 1, chiaramente non giocherà al secondo, rimbalza. Overground. Io qua aspetto ad attivare i miei rattini perché voglio arrivare a avere 4 mana neri. Più vado avanti con la partita, più lui è efficace. Questo è sviare le prime tre. Quindi in realtà anche se facesse X-Ban adesso mi conviene fare spacco tutto, tolgo questo. Sì. Un mana per te. Ok. Le prime tre. Ok, sì, quindi ci siamo. Vediamo cosa ci fai. Però pescare quella seconda landa, se posso dire, è stato un gesto poco carino. Ci pensa, 15-16 minuti. 4 mana. Shieldul, va bene. Mi ero perso Vesse, forse aveva una mana iniziale, l'ho cancellata per sbaglio. Muri è la mia nemesi più totale, ma tra l'altro che art bella ha Spinning Darkness. Incazzatissima, eh. Vediamo cosa si va a prendere. Ha già un drift in mano. Si prende un altro Overground Batman. Qua ci sta ad attaccare, tanto io non posso parare. Va bene, un danno a me. Io ho tirato su una foto perché era monolanda il ragazzo. E vabbè. Forse qui ho un turno per prendermi iniziativa. Perché lui non ha appoggiato Axbane. Quindi a meno che non faccia tuk tuk into Axbane, mi va bene. Vai. E questo con i segnalini è una botta. Perché posso togliere Quirion senza che lui muoia. Pescato la landa. Quindi mette due. Beh, in realtà forse lo metto su questo perché comunque dà più clock. A quel punto lui lo sacrificherò e buona. Cioè, nel senso, posso sparare da 4 lui, togliere tutto il board. Axbane. Non farmi tuk tuk adesso perché sarebbe disonesto. Se l'ha pescato senza vederlo in mano iniziale e senza vederlo di Winding Way, GG per lui, cioè ci posso fa poco. Tra l'altro qua vado di brutto, cioè fare Lost Well è sempre più bello che fare Forge. Probabilmente faccio. Boh, adesso vediamo. Però Lost Well mi piace troppo di più. Se trovo un removal possiamo fare che controllo il board meglio. Infatti, doppia di queste, via.
Faccio scartare una carta. Le altre due, presumibilmente. No, è un'altra. No, voglio tenermi 4 mana o 4 sono tanti. Facciamo. Rischione qua. Se faccio un danno non mi serve a niente, devo farne tre. Ok. Ripping the Graves. Porca Eva. Ripping the Graves è una carta e anche questa non l'abbiamo tutorata, per Dio. Una spell ne riprende due. Vai, sì, potevo fargli risolvere i target in realtà, però fa niente. Axe Bane con la prima. Ok, riprende quello che gli ho dato io al cimitero. Poco furbo, devo dire che sono stato un po' coglione. Adesso andrò in arena a prescindere. Beh, se lui fa Quirion qua e facciamo arena, comunque glielo togliamo. Axe Bane non lo fa, ok. Arena. Sì, guarda, God lui, ma tanto è un difensore, quindi non succede niente. Questa è una carta. Non che mi serva avere, cioè, le vite, che se me li fa infiniti, però fa niente. Ma così almeno dopo ho archivi. Vai. Tocca a te. Sì. Sì. Ah, forse era questo, vabbè, fa niente. Chiaramente, ah no, però se attacco. Vabbè, qua secondo me è giusto attaccare a prescindere. Cosa ha fatto? Ha stappato, ho giocato foresta per fare un altro pezzo. Forse una Tamiyo safe skipping. Archivi. Bello, Spinning Darkness, peccato che faccio solo 3 danni. Beh, tolgo questo. Vediamo se hai Tamiyo safe skipping veramente. Non ce l'avevi, vai pure tocca a te. Beh, cioè, nel senso, era inutile non farglielo adesso, secondo me. E così mi sono assicurato di avere, beh, a meno di tuk tuk e cose strane, di avere l'ultimo capitolo di iniziativa dopo.
Pulse of Murasa, Quirion Ranger, ok. Minchia, che palle, ne ho scartato uno, ho pescato il secondo. Tutto questo, cioè, facendo zero peschini. Cioè, lui sta giocando al top deck con le carte che in mano va bene, però, madonna. Ok, giriamo 10. Speriamo di girare un cazzo di ratto. No, un Avenging Hunter. No, giriamo questo perché mi fa pescare una figurina in più, devo fare dei removal. Ecco, abbiamo pescato ratto. Ratto palazzo. Attacco. Stai a 3 e vinco. Da uno in più, giusto per. Ok, perfetto, perché ratto fa danni anche alle persone oltre che alle creature. Non guarda in faccia nessuno, ratto, ratto è incazzatissimo. Beh, Fungal Infection però sai che uccide quell'1-1 di merda che insomma potrebbe tornarci utile. Non lo pescherò mai in questa partita che l'ho lasciato dentro, ma l'idea c'è, sappiatelo, l'idea c'è assolutamente. Mamma mia. Muri. Muri è veramente ostico. Non so, è un bel mazzo, cioè... È difficile giocarci contro, secondo me. Io, vabbè, qui ho sbagliato nel momento in cui ho fatto Reaping the Graves, devo freddare i target e poi fare Spinning Darkness. Invece così gli ho dato la possibilità di fare col trigger di Storm in Pila un target più buono per lui, migliore per lui. Quindi è stato un errore. Azz. Doppio Snuff Out, doppio Chainers, però mono landa. Però sul draw, eh. Dai, vi chiedo che una foto piace. Cioè, qua ho la fiera dei removal. Sì. Vai. Vediamo se top deck non ha top deckato la seconda landa. Via quello non fai mana. Ok, vediamo se peschiamo la seconda landa noi per fare un editto di Chainers. Il cazzo. Tocca a te. Dai, le lande, mazzo. Ne giochiamo 22. Lui ne gioca sicuramente meno di noi. Invece no. Abbiamo un altro removal gratis in mano, eh. Aspettiamo a vedere che magari riusciamo a pescare terra. Dio, lei da sola non mi fa tutta questa paura, quindi passeremo. Continuo a non pensare che sia pericolosissima. Lui non lo possiamo uccidere. Pescato prima la landa lui di noi. Dai, ma veramente? Ah, ero sul draw, cioè, gli ho fatto 27 removal. Una landa mi serviva. Ma fa Axebane, chiaramente. Poi drifterà e farà cose. Vada tappata, figurati. Vai. Questa partita l'ho persa. Vabbè, che cazzo, però. E non abbiamo neanche Fungal Infection. Qua fa 3 stappo, 6, 7. Tutt'oro. E vado a vincere. E vado a vincere. 8. Incredibile. Vabbè, mi sono fidato della monolanda, ma era veramente una mano incredibile, secondo me. Dure se gli toglievamo il pezzo per ripartire. Triplo removal perché comunque gli abbiamo tirato due snuff out e uno spinning darkness. Non potevamo mai perdere. Cioè, bastava pescare una landa per fare questo cast down e questi editti. Una landa. Non sapremo mai quando la peschiamo. E vabbè, GG per lui. Che ci possiamo fare? Ora siamo sul play, questa mano la teniamo perché abbiamo delle lande tappate e stappate. Lui va a 6, vediamo contro cosa siamo.
po' l'astio per la partita di poco fa. Devo ammettere che ho l'astio. Però, cioè, io onestamente quella mano lì la tengo praticamente sempre. Vai. Vediamo contro cosa siamo, che è un legato a 6. Questo è un nome da botti. E invece fatine. Va bene. Iniziativa e monarca sono due meccaniche che boh, contro fatine boh. Qua faccio questa per fare pesco a fine turno. Posso neanche attaccarti perché mi uccidi la piantina. So che sei una persona orribile, sicuramente, quindi lo faresti. Sì. Andiamo fino a fine turno. Ciclo. Un Acor Wellspring ha delle potenzialità. Faccio drop a 3. Che fai? Ok, il ragazzo è il caster della Lega Pauper Parma. Lo salutiamo tutta la Lega Pauper. E passiamo tutta la Lega Pauper Parma, chiaramente tutta la Lega Pauper Italia. Non vi raggiungerò al Geddon, sono molto molto triste, ma sarò con voi guardando lo streaming, chiaramente. Vai. L'iniziativa non mi sembra veramente per niente una figata. Qua faremo dei micro vantaggi, tipo adesso provo a fare Wellspring. Cioè, se lui mi lascia passare l'iniziativa adesso con un ninja per terra, bella. Se mi fa terra fatina non lo faccio. Vero che avere un 5-4 trampoli in questo matchup secondo me è figo. Però, vabbè, mi ha lasciato passare sta roba. Allora noi facciamo terra. Ho doppio blocco. A meno che lui non abbia doppio snap. Vai, tocca a te. Io non ho altre tre carte, due carte nere nel cimitero, purtroppo. Se no sarebbe stato un turno clamorosamente forte. Allora, ok, non mi attacca, mi ruberà questo però potenzialmente il prossimo turno. Noi facciamo Lost Well, come sempre, perché preferisco scryare. Va che belle queste figurine. Lasciamo seconda Deadly Dispute e prima Snuff Out. C'ho terra. Igor Wellspring. Pesco. Vorrei fare questa cosa, puoi fare una fatina, io posso ucciderti fatina in risposta, a meno che tu non fa... Ok. Stavo pensando se snaffarmelo in risposta, ma non credo sia un piano. Mi fa fatina. Ah, minchia, minchia, minchia. Doppio snap ce l'aveva veramente. Vabbè, vediamo che succede. Se mi fa triplo snap, giuro bestemmio. Ah no, ok. Una, due carte al cimitero. Non posso pagare nero. Ah, figa, devo prendere verde. Vabbè. Passo. A questo punto, passo. Per fortuna non avrà in barrow. Cerchiamo di tenere l'iniziativa facendo un blocco adesso.
Sì. Tre carte in mano per lui. Due carte in mano per lui. Questa è una carta forte. Facciamo il treasure token qua, credo. Per avere un qualcosa per bargain nel caso. Capisco. Un altro visionario. Visionario. Che questo bargain mi rende open snuff, cioè spinning darkness. Allora, facciamo Calni Garden, che è un altro blocco. Reckoner's Bargain qua. E abbiamo open, abbiamo attivo lui. Ok, questa cosa è molto negativa in realtà. Vai. Una carta in mano per te. Ci ruberai iniziativa, ma poi noi teoricamente riusciamo a riprendercela con gli attacchi, quindi va bene. Attacca con un pezzo solo. Due, avrà un ninja in mano per ninjarsi dai minchia, che palle. Va bene. Tendenzialmente avrei attaccato con uno lo stesso, però adesso vediamo, perché questo mo devi bloccarlo per forza. È vero che peschi, però. E noi non giochiamo neanche i Suffocating Fumes. Ma dove sono le mie Fungal Infection? Fungal Infection in questo matchup è tipo Dio. Tolgo la fatina e ti paro il ninjino. Beh, il ninjino lo paro il turno dopo. Però lo paro. Attacco con lui. Voilà. Ho capito. E ci hai rotto il cazzino. Avrei un. Facciamo questo. Ottimo droppa 3 che pesca. Ottimo droppa 3 che pesca. No. Un counter. Quindi rimane una fatina. Non gioca bog. Perché non mi serve la landa tappata ora? Cioè, stappata. Vai. Hai in mano una fatina. Vediamo ora cosa fa. Ah, fa 2 più 1 più 1. Ok, questo lo paro. Non mi interessa. Lo paro qua e siamo sereni. Potenzialmente, eh. Attacca di là. Ok, vuole mantenersi iniziativa. Va bene. Però teoricamente questo è un problema per lui allora. Ok, ho doppio cast down open. Faccio lui. Minchia, ha pescato counterspell. Quanto odio nella vita. Vabbè, lo facciamo qua. No, ma sono un cretino, ho tappato con i due neri. Flavio. Ho tappato i due neri. Vabbè, sta partita devo perderla. Va bene. Va bene, va bene. Oh, ho sbagliato a tappare. Ho perso. Vai. Ci sta. Ci sta. È giusto così. Che due palle. Devo tappare verde nero, ti devo due pezzi, rimani con un bel 1-1 in campo. Minchia, vabbè, a meno che adesso non ha pescato un altro ninja, che ci possiamo fare quello. Hai capito, zio. Placati, per favore, già sbaglio.
per te. Ok, beh, se non sbagliavo a giocare il mana, comunque era diversa la situazione. Faceva un ninja, però cambiava totalmente. Poi, boh, le dures possono essere utili. Cryptarath può essere buono, secondo me. Fangren Marauder in questo matchup ci sta. 6 carte da togliere, sono tante. I Chain Edict in questo matchup mi fanno schifo. Reckoner's Bargain e credo un Monarca. Ho proprio sbagliato a tappare il mana, rimaneva con una bestia sola. Bello che l'ho giocata, l'ho pensata quella giocata, ho detto no, ok, faccio così, siamo sereni, bla 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 bla, bam, e ho sbagliato anche a cliccare, minchia che pirla. Va bene, dai, concentriamoci sul resto. Brutta questa mano, fa niente. Meno peggio di quella di prima è uno scry. Che se mi pesca una terra verde. Bind the monster, boh, tanto quanto. Via counter, spell, vai. Terra. No, Fairy Seal, vabbè, fa niente. Sì, che scry fai? Una top, una bottom. Bottom. Vai. Tocca a te. Un po' aggressivo forse questo cast down, ma non volevo facesse ninja più spell pierce. Beh, in realtà ce l'ha qua uguale, però. Ma che due coglioni quando salto le lande, vai. Va bene. No, hai lande in mano. Per quello che so io, hai una Bind the Monster e lande. A 3 pesco 2 e continua a saltare l'endrop più vai GGVP. Se contro questi matchup saltiamo le lande, ci ho detto ho uno scry. Oggi le lande mi stanno dando questi problemi. Vabbè, l'altro game secondo me è stato peggio di questo. Questo vabbè, ho fatto solo uno scry, lì ero sul draw, avevo cose da fare. Secondo me andrò velocemente al prossimo game. Sì. GG, al prossimo game. E vabbè. Mi sono tiltatissimo quando ho sbagliato a cliccare il mana, purtroppo. È andata così. Ora, provando a evitare di fare cavolate, secondo me questa mana è keepable. Abbiamo un doppio removal più Thorn of the Black Rose, che ci basta pescare una landa, anche se so che oggi sembra una cosa molto complessa. Cosa sei? Un altro Ponza? No, doppio removal non fa un cazzo. È bella per te, che ti devo dire. To, targetto te. Vabbè, abbiamo 4 Chainer's Edict, il mana per castarne almeno uno, quindi voglio dire. Siamo positivi. Un po' meno adesso perché non abbiamo Suffocating Fumes. E non peschiamo neanche i Chainer's Edict. Vai. Belli questi remover che continuano a pescare, belli forti. C'è una sfiga oggi che, minchia, è imbarazzante. Armadillo Cloak. Va bene.
La terra, vai pure, tocca a te. Dovrei avere doppio i diti di cenere e non li ho, e non lo ho. Quindi, secondo me, non sta andando bene questa partita. Decide cosa mettiamo. Rancid Earth, perché non so cosa togliere. Ravenscrime, le dure per le aure. Wrapped Cryptrats, Weather the Storm, Fangren Marauder. Cioè, quelle robe lì devo togliere tutti i miei 2000 removal. Sì, e qua con cerchi, incantesimo o terra. Minchie. Tre, sei, sei. Sei, sei, dodici. Ok, come dirti di no? Devo pescare editto in tuo editto. Easy, perfetto, andiamo a G2. Quattro editti di cenere main deck. Anche Candy Garden per parare. Allora, dobbiamo togliere Fungal Fungal. Cast down. Via. Snuff out. Spinning Darkness. Mettiamo Dures, Dures, Ravenscrime, Cryptrats, 3 Fangren Marauder, Relic che si cicla. Tripla di questo. Non arriviamo comunque a 50 carte. Vai. Fa schifo questo matchup. No, perché abbiamo 4 Chainer, 6 Edict main deck e anche Boss Side. Quindi teoricamente no, ma praticamente sembra essere così. Mulligan. Va bene, qua abbiamo un Chainer, 6 Edict noi. Chipperino, Paperino. Togliamo Weather the Storm. Vai. Il più è pescare le lande per tirare qualcosa. Anche qui, se non mi capita, tiro una bestemmia che mi sento da qua al Pauper Geddon di Pisa. Per quanto durerà, e di volume, non abito vicino a Pisa, spoiler. Ok, save target, tu vai. Fai? Utopia, minchia, Rancid Earth, fortissimo. Fortissimo, incredibile. Mi serve una landa, Calni Garden, adesso. Madonna, come mi sto da solo sul cazzo. Come sta per succedere l'irreparabile. Non lo so, io odio lamentarmi, però della sfiga, però minchia. Sì. Un Bogle, un'altra bestia dietro. No, Rancor, vabbè, meno male, meno editto di cenere ha senso di esistere. Se facevo quella che dà l'1-1. Oh, vabbè, abbiamo pescato una landa, dai. Vai. Non è una landa forte perché non è al verde, ma è una landa. Sì, non trova le bestie almeno questo coso, per fortuna. Ma in compenso troviamo, vorrei io per trovare le lande, una landa. Sì. Cicla. Tutte le lande a lui e nessuna a me. Dammi una landa stappata, ma una foresta, mono foresta. Passo perché troia, che due coglioni, zio caro. Ma guarda te, se devo giocare a figurine io invece di fare qualcosa di utile nella vita. Che scelta di merda che ho fatto. Certo. Hai pescato il pezzo? No. Calni Garden. Con 15 minuti di ritardo, ma almeno posso farci bargain sopra. Hai pescato il pezzo. Ok. Ok. A trample, quindi. Beh,
Questo coso è inutile, possiamo saccarcelo senza sentirci in colpa. Faremo una Thorn of the Black Rose. No, se fa una roba con un first strike è inutile. Beh, però, cioè, nel senso, i pezzi che mi danno value sono quelli, eh. Argain. Facciamo un pezzo con detach. Vai. Oddio, forse potete fare visionary per rampare into l'edito di cenere era meglio, eh. Devo fare visionario, avere open deadly dispute nel caso mi servisse. Però fare un pezzo con detach contro uno che appoggia una bestia alla volta non mi sembrava malissimissimo. Ok. Più o meno, ok. Ah, 23, 21 e io ho un 1-3. Devi andare a fare in culo. Va bene, bella sta league. Morivo qualsiasi best. No, cosa facevo lui? Non morivo. Guardiamo il lato positivo. Morivo 7. Ma fa. Ma perché io. Cioè. No. È l'ultima partita di questa league che non definirei piacevole da giocare. Vediamo. Il mazzo è bello, cioè, non capisco. Vabbè, allora, contro Fatino ho sbagliato a tappare il mana. Cazzo da dire, colpa mia. Però, madonna mia, contro Muri, oh, sono stato a una landa 200 turni, ne pescavo una quando non giocava mai più una partita di Magic. E contro. Lato, oh, questo è un minor sicuro. E contro adesso quel robo lì, cioè, non so, so. Quel robo lì intendo chiaramente. Dobbiamo pescare le lande qua. Contro Aure, cioè, non so, era infuocato. We need lande. Vero che adesso possiamo anche scartare col blood token. Ero preparato per il mirror? No, psicologicamente no. Vai. Si imbalzerà una landa da. Sì. Ok. Mojuka Bog su di te. Vai pure. 3-4. Non volendo perdere l'iniziativa, gli tireremo un cast down. In realtà, se io qua faccio 1, 2, 3, 4, 5. No, facciamo un cast down. Peschiamo terra. Ripartiremo. Terra tappata. Devo pescare una terra stappata. Sarei stato un po' troppo fortunato. Battutinia, tra l'altro, sicuramente sarà in double Q, quindi proprio uno spettacolo da giocare sta partita. Tocca a te. Possiamo fare 1, 2, oh, torn.
Colanda, faccio remove su di te. Vai. Abbiamo Fontana, Malue, Bujuka, Bog. Visionario. Facciamo l'hostwell qua, chiaramente, tanto non abbiamo target. Sarebbe top pescare quella che diventa monarca, perché poi siamo tutto. Che sbatti. E beh, è anche veloce giocare, però quando fa double Q è veramente. Oh, ma che bello. Allora, è veramente una palla. Allora faremo 1, 2, 3, 4. Beh, però posso fare Deadly Dispute su Blood Fountain e Spinning Darkness che si mangia quel coso. Facciamolo subito. Vai. E adesso siamo tutto. Fino al prossimo turno, magari poi lui fa un pezzo che. Monarchia e iniziativa, tutto noi. Qua godderò una creatura, perché poi voglio andare su Archive, qua dobbiamo fare più value possibili, anche perché lui ha 8 carte in mano. Vero che non abbiamo 4, ma 2 sono inutili, quindi insomma. Che bello quando il tuo oppo sta lì. È come se adesso fossi al tavolo. Ecco, cazzo, qua c'è. Cioè, allora, secondo me Arena ha una cosa positiva, per quanto io la derida, in realtà ci gioco a tempo perso, come tutto quello che faccio nel Magic, ma ha una cosa positiva. Non si può fare sta cazzo di double Q, che è una roba, cioè, incredibile. Arena, tu devi attaccare. È proprio una roba, cioè la double Q è proprio una cosa, mica mi dà un fastidio. Fungal Infection, dovevo fare che potevo attaccare questa qua per forza, ma fa niente. Sbagliato. Perché fa perdere un sacco di tempo, cioè è una roba, mamma mia, cioè incredibile. Vero che loro devono sbattersene del motivo per cui tu giochi MTGO, per cui dici, sto registrando un video, vabbè, sti cazzi, certo, assolutamente, su quello non si transige, però mamma mia, lo faccio adesso perché lui non può attivarlo da 3 mana, quindi non mi toglie lei. Oddio. Ok, fa Deadly Disfa. Ah, ok, fa Fungal Infection sopra la mia Fungal Infection. Va bene. Facciamo visionario. Faccio Crit Razze, faccio un danno a tutto. Tu tieni, cioè il board me lo tengo io, grazie. Ah, fa cast down lì sopra. Ok, ho comunque un pezzo. Golgari Rotfarm.
Vai. Avenging Hunter, buono. Che prossimo turno possiamo. Oh no! Beh, ho Snuffout in realtà, non è che mi cambi la vita particolarmente. Perché adesso lui la spacca, riprende doppio pezzo. Thorn e Llanowar. Però Thorn non lo posso uccidere. Con Snuffout. Lo tireremo su simpatico lui. Archivio. Pesco. Oh, però questo non è male. Avenging Hunter. Andiamo a girare 10 figurine dalla cima. Cosa giro? Vabbè, una tour molto grossa. C'è uno snuff out qua. Bojuka Bog, così non ti ripigli i ratti. Ok, t'attaccherei se potessi. Quando gioca è velocissimo, c'è da dire questa cosa, nessuno si può lamentare di niente in quel caso. Hexproof Dead Touch 4-6 comunque è grosso. Hexproof solo fino al prossimo turno, però è grosso comunque. Sì. Fare cast down sopra quel coso. Peschi una carta. E ho tre attaccanti. Dovrei riuscire a riprendere Monarca. Ora dovrei, però. Non si sa mai. Ok, soprattutto non si sa mai se riuscirò a farlo entro oggi. Però dovrei riuscire a farlo. Diciamo che nelle partite dove si gioca Magic questo mazzo è anche interessante da giocare. Però difficilmente mi trovo pienamente d'accordo con le scelte che fanno i builder. Non lo so, cioè, mi viene proprio complicato. Scarto un cesso, deve avere 3 removal, se no ti rubo un'archia. Tengo in mano questo in realtà. Ora. Uno può essere Funga, Reparo. Uno può essere Snuffout, che non ne ha ancora tirato uno. Quindi. Vabbè, Funga tanto quanto, nel suo che in mano cast down. Oh mio Dio. Vi prego svegliatelo. Ok, tocca a me. E questo ce lo immaginavamo. Punto. Però facciamolo, così faccio anche dello scry 2 sulla pescata. Sotto, sopra, pesco il terzo di questi, vai. O il quarto anche. Tocca a lei, signor Coso. Iniziativerà per la prima volta. Stappo, dovrei fartene 11. Sono 11.
Giuro, sono 11. Proviamo a vedere se. Tanto, ma iniziativa gliela rirubiamo per forza. Perché non avendo lui counterspell. Scelgo te, non morirà perché ha 177 removal, ma muore, perfetto. Grazie, grazie, abbiamo accorciato la cosa. Allora, nel mirror, ma le due non mi sembrano malissimo. Relic mi sembra buona contro le sue Blood Fountain. Fangreen anche, che è grindosissima sta carta. Cosa non vogliamo? Credo che Fungal faccia schifo in sto matchup. Le Blood Fountain sono buone. Possiamo scendere forse di un paio di editti. I Cryptrats sono buoni, non impressionanti, ma buoni. Un bargain, questa roba qua non me ne separerei mai. Cerchiamo di capire. Forse troppe dure. Mettiamo solo i Fangren per cercare di capire se andare veramente così drittissimo. Secondo me questo è forte solo contro Affinity. Però avere un 5-5 in questo matchup dove può dirla sua, ma non lo so, mi sembra. No, 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 togliamoli. Rimettiamo tipo Rancid Earth se lui parte con le. Proviamo a mettere Rancid Earth se lui dovesse partire con le Bounceland. Vediamo come va. Magari è una brutta idea, magari no, probabilmente sì. No, ce l'abbiamo. Bella art questa di Barren Moor, non ho mai capito cos'è esattamente, però. Mai capito cosa sia, non cos'è. Ecco, durezza. O editto o terra. Secondo me porta via terra rancida. Infatti, guarda, era troppo forte. Ha fatto bene. E tu vai. Prossimo turno ce la rimbalziamo, la cicliamo, secondo me. A meno che lui non faccia un pezzo che vogliamo togliere adesso, ma droppa 2 non me ne ricordo in questo mazzo. La alzo e la ciclo. Forza e coraggio. Bella, Avenging Gunter, vai. Dopo possiamo fare visionari con lo scry prima. Toglie Chainer Sedi. Ok. Duras ci sta. Prossimo turno possiamo fare Duras into Thorn. Ok. Anche se essere il primo a prendere azioni in questi matchup non mi fa mai troppo impazzire, però sembra un bel turno. Az, quello da fare adesso. Vabbè, la faceva il risposta, cioè. Va bene. Ok, non salta il Land Drop e fa Blood Fountain. Cos'hai di forte in mano? Un cazzo di niente, perfetto. Così mi piaci. Vai. Noi invece abbiamo una buona mano. Scarti una delle paludi peschi. L'altro effetto ci sta. Chainer Sedict ci ha abbandonato la nostra Thorn of Black Rose. Che era il pezzo bello, però secondo me lui è più utile nel lungo termine. Due, tre, quattro, cinque.
A 2. Ok, a 3 fai lui. Secondo me qua io faccio questo visionario per non farmi rubare a monarchia. Ho doppio blocco, lui ha 3 carte in mano. Ma che bello. Vai, questo snuffout me lo tengo in mano, per ora non mi serve tirarglielo, però almeno il prossimo turno possiamo fare avenging coperti da snuffout, se non fa altre bestie. Sì. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Ce l'avevo anche così. Va bene. Certo. Vorresti, eh? Ti senti quasi carico per questa cosa. E invece il cazzo. Ok. Iniziativerei. Se posso, veda lei. Vai, sono tutto un monarca con l'iniziativa. Sono un monarca con l'iniziativa. Qua andremo per la parte forge. Vabbè, sapevamo ce l'avevi, sto Bujuka Bog, l'endai. Cioè, forge è sempre forge, è sempre meno bello dell'altro in questo matchup perché ci sono una botta di removal, chiaramente. Quella è molto forte perché adesso lo peschiamo di monarca. Ok, chiaramente. Stai a 4, il prossimo turno siamo molto letali. Se dovesse farci un removal abbiamo la possibilità di fare Deadly Dispute, non può più farci snuff out gratis. E dopo lo peschiamo due carte. Mi sento in un buono spot, lui con tre figurine in mano e io con sette. Certo, cinque sollane, ma lui non lo sa. Ok. Va bene, anche lui ha salidato Relic, vedo. La spacco, pesco, spero in Dio. Sì. Beh, questi blocchi qua non sono utili contro i nostri attacchi, però. E vinciamo una partita incredibile, ragazzi. Dove si gioca Magic si riesce a giocare delle partite decenti di Magic. Porca la vacca put. A parte contro Monoblu, che devo ammettere che lì ho effettivamente sbagliato. Il resto mi sembra che il mazzo proprio ce l'abbia messa tutta per farsi odiare da me. Anche se devo ammettere che invece è molto molto divertente. Detto questo, ci vediamo la prossima volta che mi ricordo. Se beh, credo venerdì con Rane e Banane. Anzi, sicuramente Rane e Banane venerdì. Bella.